Inzaghi era addirittura intimidito dalla marcatura hard del marocchino Necrus. Per cui dai, allora, sono tutte cose belle. Tutte esperienze positive. Di... Ti aspetto in panchina, dai. Devo venire a trovarti. Ora ti faccio una domanda che fa ridere. Ti do una roba che fa ridere, che Ventola mi ha detto di chiedertelo. E poi dopo ti lascio, così vai a riposare. Ah, vabbè, ma non c'è problema, lo sai che parlo volentieri. Poi no, finché si parla di calcio, di queste cose, possiamo stare qui anche, lo sai com'è, capito? Ma chiesto di chiederti la partita Bari-Juventus, Necruz. Cosa hai sentito quando ti ha messo il dito? Ma lui era Bari? Stava giocando lui. Mi ha detto, scusa, ma no, di lì? Quella... Dice, sì, digli a Pippo cosa sentiva. Quella... Ora glielo chiedo. No. Okay. Quella fu un'esperienza devastante. Perché poi, quella era una delle prime partite di campionato, e mi dissero che lui l'aveva già fatto con altri, però io non me lo aspettavo. Cazzo, non ti sento. Garzia e Necruz. Inizia la partita... Fia, lui mi viene vicino, sai che marcavano uomo col libero e i due marcatori, mi tocca Necruz e la prima palla mi dà una botta sui coglioni da sotto, ma dico, ma oh, che giro, ma stai scherzando, ma che stai a fare? Tutta la partita, a fine primo tempo, a Lippi gli ho chiesto, mister, tirami fuori, se no gli do una gomitata, mi continua a toccare le palle, cioè tutta la partita così, mi aveva reso nervoso, non avevo preso una palla. Continuavo a pensare a lui, mi continuavo a schiacciare, a tirare, però dopo al ritorno avevo caricato un po' Montero. No, Montero. A un certo punto su un angolo sento che le cruci. Se cade più Montero, cazzo, d'angoli, senti delle fiamme. No, però fu quella un'esperienza che non mi era mai capitata, però anche quella. Lo sai, una volta quando eravamo noi in Serie B ti ricordi che succedeva di tutto, ma quella c'era... Inzaghi era addirittura intimidito dalla marcatura hard del marocchino Necrus.